CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ancora da Radio CBSN, edizione di mezzogiorno anche per questo martedì del nostro notiziario locale. Prodotti contraffatti sequestrati nei giorni scorsi in un negozio di Latiano, il cui titolare è stato denunciato per commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione. La scoperta è stata fatta dalle unità specializzate della Guardia di Finanza di Brindisi. Al termine dell'ispezione, i militari hanno sequestrato circa 500 articoli, tra capi di abbigliamento, scarpe e accessori di importanti marchi italiani e internazionali. Nella nota della Guardia di Finanza si legge che la contraffazione di prodotti insicuri danneggiano il mercato e la libera concorrenza, sottraendo lavoro alle imprese, oltre ad un potenziale pericolo per la salute dei consumatori. Domenica 13 ottobre, nella cripta del Monumento al Marinaio d'Italia a Brindisi, cerimonia in ricordo dell'incidente che il 23 ottobre 2008 in Francia comportò la morte di 8 componenti dell'equipaggio dell'elicottero del 15° storno dell'aeronautica militare in servizio all'84° centro di stanza a Brindisi. Alla presenza di molti rappresentanti dell'Arma e di diverse associazioni di Oria, Ostuni, San Vito dei Normanni e Taranto, la funzione religiosa è stata officiata da Don Francesco Cisaria. Ricordiamo che tra le 8 vittime vi era anche il sanvitese Teodoro Baccaro. Inaugurato lunedì pomeriggio il centro residenziale per cure palliative e terapia del dolore, l'Hospice, è stato inaugurato in questo presidio territoriale di assistenza a Mesagne. E a tagliare il nastro il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme alla presidente della provincia di Brindisi Matarrelli e alla presidente, anzi al direttore generale della ASL di Brindisi Denuccio. Un hospice tra i più moderni e attrezzati d'Italia, hanno dichiarato appunto i partecipanti. L'hospice, gestito dalla cooperativa La Rondine, ha 12 stanze per pazienti e accompagnatori, zona reception, uffici, bar, cucina e un soggiorno. Ordine dei farmacisti della provincia di Brindisi, si sono concluse nel pomeriggio di domenica le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2025-2029. Riconfermato presidente Antonio Di Noi del consiglio direttivo, eletta anche la dottoressa sanvitese Stefania Agrimi. Si è svolto presso l'aula consiliare del Comune di Carovigno l'incontro formativo dal titolo Che cos'è l'autismo? All'incontro hanno partecipato genitori, educatori, insegnanti, professionisti sanitari e cittadini interessati con l'obiettivo di fornire strumenti utili per comprendere meglio il disturbo dello spettro autistico e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema. L'incontro, organizzato dalla cooperativa sociale Educa, ha rappresentato un momento di approfondimento volto a promuovere una maggiore inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico nella comunità, rafforzando il dialogo e il supporto reciproco tra istituzioni, famiglie e professionisti del settore. E ricordiamo ancora una volta che ha preso il via la campagna di vaccinazione anti-influenzale per la stagione 24-25. L'offerta dei vaccini contro l'influenza è assicurata dai medici di medicina generale, dai pediatri di scelta libera e negli ambulatori vaccinali. Le categorie maggiormente a rischio a cui offrire gratuitamente il vaccino sono persone da 60 anni in su, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, persone con patologie dai 7 ai 60 anni e ancora ospiti delle strutture sanitarie, donne in gravidanza e operatori sanitari. 37 annunci di lavoro per 48 figure professionali è il dato registrato nella settimana dal 14 al 21 ottobre relativamente alla ricerca di personale nell'ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel report settimanale pubblicato lunedì. Ricordiamo che le offerte sono consultabili sul sito Lavoro per te Puglia.
E ancora, per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei 3 centri per l'impiego dell'ambito territoriale di Brindisi, ovvero a Brindisi, Francavilla Fontana e a Ostuni. Due notizie da San Michele. Da lunedì 14 ottobre, un evento dedicato all'innovazione e allo sviluppo con NTT Data Open Innovation Week, un contest per startup che coinvolge clienti e partner per un accesso facilitato al mercato e la possibilità di esplorare soluzioni innovative. Gli incontri si svolgono a Borgo Aieni, una scelta che conferma la volontà della locale amministrazione a promuovere San Michele come una destinazione turistica. Ed infine, come dicevo ancora da San Michele, lunedì si è svolta una manifestazione dedicata all'olio e al vino del territorio con esperti del settore. Un momento di confronto sui temi legati alla produzione, alle problematiche che devono affrontare i produttori. Successivamente i partecipanti hanno degustato oli e vini di due aziende del territorio. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno, prossimo appuntamento più tardi, in terza edizione alle ore 20. Grazie per l'ascolto da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Tutti buon pomeriggio. CBSN News.